ancora Cremona col tiro da lunga distanza. De Negri tocca, Galloway controlla e poi servizio per Fayet in posizione di fuorigioco, poco in porta. Zanotti contro Atkins, finta al consegnato per Smith, va da Hervey, 8 secondi, un'altra volta lui, un'altra volta fino in fondo, questa volta senza l'utilizzo del vetro. Contro Weber, Fayet con l'anticipo, vicino al recupero, wow, forse infrazione, ma arriva il recupero di Hervey. Per Weber, in corsa, di nuovo Hervey, con la bomba, piedi a posto, Kevin Hervey, cade anche a terra, siamo entrati. 5.34 poi, questa è la bomba di Kevin Hervey. Ma vuole palla Wims, c'è Spistu su di lui, Wims prova a fare a spallate con il sassarese, si alza, tira in allontanamento. In questo inizio di match, Thomas è consegnato da parte di Wims che poi va a tirare. Questa è la giocata dalla Bertram Dertona con Dao, marcato e guardata in vista da O'Connell. Arriva il blocco di Wims, gioco a due, Wims di sinistro. Sotto il tabellone a cominciare da Amedeo Tessitori, un po' meno preciso del solito. C'è Wilcher su Ross, lo batte, poi Wims tira in sospensione. Chris Dao prova ad attaccare Spissu per Wims, per il tiro da tre di Kai Wims. Guardate lì, 0 su 4, Brescia non ha neanche più tirato, del resto non c'è assolutamente bisogno. Anche qui Massenburg fino in... e cioè il 16 su 32 da 3 punti della squadra di Galbiati in quella partita. Mentre ancora CJ Massenburg voleva il più 30 a fine terzo quarto, incredibile, ottima esecuzione anche qui, e poi Massenburg che non tocca neanche la retina per sigillare un terzo parziale che probabilmente ha chiuso il match. Comis però non è tagliato fuori, allora arriva un rimbalzo in attacco e palla mossa ancora sul perimetro. Ellis non riesce ad arrivare su Della Valle che fa correre Bilan, che stavolta si ferma e trova Kenny Gabriel per il 15, o meglio al 100% di avere ragione, altrimenti avrebbe fatto il classico gesto verso la sua panchina per richiedere il challenge. Grande taglio di Gabriel, lavoro, ma Gabriel ti rende le cose difficili. Ancora Bilan da molto vicino, errore Gabriel, batte Udom in questo caso in di... sarà poi determinante quella successiva della settimana successiva, mentre anche è ammesso che possa servire. Brescia si sta prendendo anche una differenza a canestri mentre continua a lavorare lì vicino al ferro Achele. Cordini attacca McDermott e si arresta, la ributta fuori per Bellinelli che mette anche questa, pur avendo Olivier Allan addosso, Marco Bellinelli, mentre Allan brucia in partenza Paiola. Zizic arriva ad aiutare e stoppa l'avversario, corre Bologna 4 contro 3, Paiola, Bellinelli, tripla per aria e a segno, ecco il parziale di 5-0. Sarà soltanto rimessa, qua si rivede invece la transizione della Virtus con Bellinelli che si spazia, Brown che non riesce a contestare, non riceve il passaggio di Brown e allora la Virtus corre in transizione. Hackett con le finte prova a ubriacare Moretti che tiene molto bene, Bellinelli arriva sul lato di Hackett e mette a segno un'altra tripla. In campionato 37% da 3, 12.8 di media in soli 21 minuti. Fermato proprio da Maretto, Napier di nuovo contro Totè, cambia sui pick and roll Pesaro, allora Milano dovrà leggere questa situazione. Nel frattempo ci pensa capitano Nicolò Melli con l'appoggio con la mano sinistra di Cinciarini. Napier riapre per Melli, questa volta di terzo tempo va ad appoggiare, meno 4, ricordo che all'andata proprio la VL uscì vincitrice da Milano, qui invece alto basso Heinz Melli.
Mica Valencia, ovviamente il livello delle formazioni è diverso, aveva chiuso sul Mellin post contro Ford, si alza Parabolone che si deposita in fondo alla retina di Nicolò Melli.